Signor Cervellera, voi state vivendo da alcune settimane qui in via Torpisana all'interno della macchina che è parcheggiata qui. Sì. Cos'è successo? Sì. Che non abbiamo un appoggio per dormire, e nessuno ci sta aiutando, che abbiamo perso pure la casa. Signora, quindi praticamente voi dormite, vivete in macchina. Tra l'altro in questi giorni con questa temperatura immagino che sia sì. Caldo. Poi passo pure dalla gente, abbiamo paura di stare a dormire qua. Cos'è successo? Come mai vi siete trovati a vivere in macchina? Perché abbiamo avuto lo sfratto della casa e poi abbiamo dormito a Casa Belania e adesso ha chiuso e non ci abbiamo chiesto aiuto, il comune ancora non ci ha dato dell'aiuto ancora. E da quanto dormite qui per dire? Quasi 2 settimane. Perché ha staccato la batteria? Perché se non si scarica non ce la faccio ad aprire, non c'ho poi da caricare, allora apro tutto il sportello. Questo è quello che è rimasto sì. Di casa vostra, praticamente. Sì, questo qua. Avete figli, parenti, qualcuno che vi aiuta? Nessuno? No, nessuno. Abbiamo chiesto aiuto. E come fate a lavarvi, a mangiare? Cosa succede? La mattina cosa fa? Andiamo alla Carità a lavare. Andiamo a fare la doccia là. E cosa chiedete in questo momento? Di avere la possibilità di avere una casa? Cosa? Di avere una casa e poi se devo pure qualche cosa di lavoro. Per pagare pure l'affitto, qualche cosa. La notte ovviamente è difficile poi dormire qua, no? No, c'è sempre qualche movimento. Ma come mai avete scelto questa strada? Perché la macchina non funzionava. Ah, cioè la macchina non funzionava? No, non funzionava. Adesso c'è la batteria però e si scarica. Non quindi la macchina è ferma, non si muove? Sì. Poi non c'è manco la soluzione alla macchina. Ah. Quindi anche volendo siete costretti a stare qua? Sì. Adesso che pomeriggio c'è sole, ma ci sarà il sole anche durante la giornata, quindi fa caldo. Sì, no? Sì, caldo. Sì, sì.